Buongiorno e benvenuti nel mio laboratorio. Mi chiamo Matteo Cunsolo, ho 39 anni e sono maestro panificatore, membro del Richmond Club Italia, ambassador du pain e presidente dei panificatori di Milano. Per me è un onore partecipare a questo progetto, soprattutto in questo momento così delicato, in cui l'unione, la sinergia e la forza possono aiutarci e sono determinanti per guardare al futuro con speranza. In questo periodo di incertezza, il pane rappresenta un miracolo che attraversa e permea il nostro tempo. Il pane è un bene antico da custodire, valorizzare, su cui investire per l'oggi e per il futuro, rispettando sempre il passato, la storia e le tradizioni, ma guardando al futuro. Lascio la parola a chi rappresenta un pezzo di storia della panificazione italiana, un pilastro per noi giovani panificatori. Lascio la parola al maestro Pier Giorgio Giorilli, che non ha certo bisogno di presentazioni e che si trova nella sua sede alla Veno Mombelli, nel rispetto delle restrizioni alla circolazione, attive in Lombardia per l'emergenza Covid-19. Buonasera a tutti, sono Pier Giorgio Giorilli, responsabile della divisione italiana degli Ambassador du pain. Vi ringrazio per l'invito a partecipare a questo importante convegno che mi offre l'occasione di parlare di pane, in generale della panificazione italiana in particolare. L'Italia è la patria della dieta mediterranea, consigliata da numerosi medici e nutrizionisti, e in questa dieta un gradino importante lo occupa il pane, che accompagna le varie fasi della giornata, a partire dalla colazione fino alla cena. In Italia esistono molti tipi di pane. Ogni regione, anzi, oserei dire che ogni città ha il proprio pane che la caratterizza. In questi ultimi tempi la panificazione e quindi il pane hanno subito molte innovazioni e riscoperte a partire dal metodo di impasto, come ad esempio l'Ristretto Spanish, ma anche dagli ingredienti che lo compongono. Si sono ritrovate farine come i grani antichi, sono fatte nuove conoscenze come la quinoa, ricca di proteine, fibre, acidi grassi polinsaturi e sali minerali. O altri semi come quelli utilizzati da Matteo per produrre il suo pane ai tre semi, chia, lino bruno e finocchio. Semi ricchi in nutrienti che, se aggiunti a un impasto, forniranno un pane che diventerà un alimento indispensabile per il nostro organismo. Un pane che ci deve accompagnare durante tutto il percorso della nostra vita, dall'infanzia alla vecchiaia, perché non dobbiamo dimenticare che il pane è salute e il pane è vita. Grazie a tutti. Ci troviamo nel laboratorio della mia attività, la panetteria, un panificio nato nel 2003 con la collaborazione di mia mamma, Orru Antonia. Noi siamo a Parabiago, un paesino di circa 28.000 abitanti, a circa 20 km da Milano. Essere panificatore significa per me guardare al passato, con rispetto e dedizione, però guardando al futuro con impegno e la consapevolezza che questo settore è in continua evoluzione e che rispecchia il periodo sociale, economico in cui viene realizzato. Il passato sono le nostre radici, non dobbiamo mai dimenticarlo, ma dobbiamo guardare al futuro, mettendo in pratica le nuove conoscenze. Ad esempio, i consumatori moderni sono sempre più gourmet, vale a dire che non si accontentano dei prodotti tradizionali e sono sempre alla scoperta di sapori e di gusti diversi dal solito. La loro attenzione è rivolta anche verso i prodotti tipici della cucina estera. Suscitano sempre più interesse i prodotti dell'agricoltura biologica e quelli preparati con ingredienti particolari. La stessa tendenza si nota anche nel campo della panificazione, dove sono introdotti sempre più cereali diversi dal frumento, i cosiddetti cereali minori, chiamati così per la loro limitata diffusione nell'agricoltura italiana. Io personalmente ho iniziato a fare il pane per scelta. Spesso mi viene chiesto cosa significhi per me fare il pane. Per me è semplicemente gioia, perché mi permette di accompagnare la vita delle persone, entrare nelle case
e scandire differenti momenti delle loro giornate. Pane e marmellata a colazione, pane e prosciutto a merenda, il pane per arricchire il pranzo e così via fino a sera. Cosa significa essere panificatore? È un mestiere che ha basi solide sulla storia e il rispetto della tradizione, ma che è in continua evoluzione. Io stesso appartengo a una delle ultime generazioni di nuovi panificatori. Uno dei fattori più importanti perché il pane sia salutare è il tempo di fermentazione. Noi diamo il tempo ai lieviti di avviare un processo in cui si sviluppano profumi e aromi unici. Il tempo è uno degli elementi più importanti. Un altro elemento importante è l'utilizzo di farine ricche di fibra, quindi poco raffinate. In particolar modo farine tipo 1 e tipo 2. Farine con poco W, quindi non forti, che aumentano la digeribilità. Quindi farine più digeribili, abbinate a lunghe fermentazioni a temperature controllate, sicuramente rendono il prodotto unico, molto più digeribile e molto più profumato. Se a tutto questo aggiungiamo altri ingredienti, come possono essere ad esempio semi di chia, semi di lino, che hanno un elevato apporto nutraceutico, la digeribilità aumenta. Oggi noi abbiamo la conoscenza. Negli ultimi anni sono stati fatti degli studi che ci hanno dato la possibilità di plasmare al meglio la materia prima per ottenere risultati sempre migliori, anche dal punto di apporto proteico e digeribilità. Prendiamo ad esempio il pane tre grani, la cui ricetta è stata pubblicata sul libro Respectus Panis. È un pane ad alto valore nutrizionale, ma anche in questo caso è fondamentale adottare una ricerca e conoscenza per migliorare il suo valore nutrizionale. Come? Una delle strategie proposte in questo pane per ridurre il contenuto di sale consiste nel compensare la riduzione della sapidità con l'aumento di altri sapori. Come raggiungiamo questo obiettivo? L'uso di una farina più forte, l'aggiunta del finocchio in polvere e del malto tostato sono quindi dei diversivi. Alla fine il piacere gustativo è presente, ma con soli 12 grammi di sale per chilo di farina, permettendo così una riduzione del sodio pari al 30%, che permette di aggiungere il relativo clam nutrizionale. Questo aspetto ci fa capire come il pane sia un alimento in continua evoluzione, anche grazie al contributo di migliaia di panificatori artigiani che provano e sperimentano quotidianamente, facendo definire il pane come un prodotto che evolve grazie al contributo di tutti noi.